questi. Il problema nostro è che adesso il vettore potrebbe acquisire da queste piante serbatoio e infettare su piante non leccino e quindi continuare a far avanzare la malattia. Ma se l'acquisizione avviene in punti talmente modesti ormai, cioè mestiamo tutto, facciamoci questa idea, no? L'inoculo in campo è talmente basso che i vettori infettanti diventano talmente rari da far sì che il controllo del vettore però a questo punto è efficace, perché noi abbiamo trovato popolazioni di oltre 8 milioni di sputacchine per ettaro, che è veramente tanto, cioè renderebbe, se tutti questi signori diventassero infettanti, renderebbe difficile pensare a un controllo efficace, ma se soltanto il 3% di questi vettori poi acquisisce, anche un abbattimento del 50%, che non è tanto per un insetto, fa sì che la trasmissione si riduca all'1,5% e poi si va facilmente giù sui decimali. Grazie, però devi partire da lì, spiega il fatto dell'ultima prova sul leccino, che forse appunto loro non lo sanno. Cioè la percentuale di... Sì, di acquisizione. Una delle cose, degli aspetti più diciamo, interessanti di questa vicenda del leccino, che sicuramente gli amici patologi hanno avuto, come dire, il naso e l'occhio di percepire molto presto, poi le verifiche ovviamente le chiedono, è che è dimostrato, possiamo dire, che il vettore acquisisca in modo veramente, non voglio dire zero, perché zero diciamo in natura non esiste, però una quantità di batteri veramente talmente bassa da non essere percepibile con i metodi molecolari. Quindi parliamo di poche cellule batteriche per individuo, comunque talmente poco diciamo, e sembrerebbe che questa, che poi non riesca, o comunque la trasmissione di queste poche cellule non vada a buon fine. Quindi torno a dire, per questo fa pensare, è come se queste piante, che comunque contengono batterio, non lo contenessero. Quindi sul territorio cosa resta? Un po' di cespugli, qualche drupacea e qualche erbacea a tarda stagione. Conseguentemente i vettori, che sono tanti sul territorio, praticamente non riescono ad accedere tutti a queste piante, perché sono sparsi sul territorio, perché in autunno la popolazione del vettore comunque diminuisce, perché si fermano prima a mangiare su qualcos'altro, compreso l'olivo, e quindi non acquisiscono e quindi non trasmettono. Invece di avere l'85-90% di vettori infettanti in piena stagione, alla fine ne avremo il 5, il 4, il 2, dipende da quante queste altre piante serbatoio, molte delle quali non potremo eliminare, perché sono piante, mettiamo in area parco, in contesto naturale, non sappiamo nemmeno dove stanno. Comunque la percentuale di vettori infettanti dall'essere il 90% diventa il 5. Quindi se io dimezzo 5, il 2, se io dimezzo la popolazione di vettori, che è una cosa fattibile nella pratica, cioè non posso far fuori 8 milioni di individui per ettaro con una sola azione, ma la metà sì, il 70% sì, l'80% sì, che per un controllo di insetti l'80% di morti è una cosa, non dico risibile, ma diciamo è veramente modesta, però la percentuale di quelli che resteranno infettanti sarà ridotta dell'80%. Alla fine si arriva all'individuo, ai 10 individui per ettaro, e queste povere bestie ovviamente non hanno l'early Davidson, cioè non è che vanno in giro diciamo per grandi, restano comunque confinate in un ambito spazio e temporale anche, perché alla fine moriranno in inverno, quindi non hanno né modo né tempo di trasmettere, e questo fermerebbe l'avanzata, no, questo diciamo fermerà, se avviene, l'avanzata della malattia sul resto delle piante d'olivo che sono non leccino e non ancora infette. Quindi il vettore dura un anno diciamo. Il vettore vive da sverna da uovo, più o meno nasce fine febbraio, l'ultima di febbraio, prima di marzo, diventa adulto fine aprile, prima di maggio, e poi resta adulto fino a ottobre, novembre, dipende molte volte anche diciamo da qualche giornata particolarmente fredda che fa scattare in questi insetti il meccanismo della deposizione delle uova e quindi della morte. Se l'inverno è senza questi, l'autunno è senza questi colpi di freddo, loro continuano ad aspettare che arrivi l'inverno, quando arriva il primo segnale dell'inverno iniziano a deporre. Ma quella che la uova come si spostano? Perché qualcuno ha detto che sui balconi il prezzemolo era pieno di sputacchine. No, pieno di sputacchine è un discorso. Pieno di uova è un altro. No, di uova, di uova non ci credo. Senza offesa non ci credo. Perdonatemi, ma se non le vedo.
Ma io personalmente a casa quest'anno c'era sul piazzale di casa una pianta di prezzemolo piena di sputacchina. Sputacchina? Sì, sputacchina. No, è sputacchina, vabbè, ma dico, la schiuma, quindi presumo che erano uova prima. Sì, le uova sono deposte in residui vegetali o diciamo così in generale superfici lisce. E non si notano? Sono molto piccole, cioè bisogna quindi magari sul vaso probabilmente. Allora, le pongono anche, se voi catturate qualche sputacchina vive in autunno, quando inizia a fare freddo, facili in un flacone d'aurine per capirci, gli date qualcosina così riesce a sopravvivere, facilmente vi depone sulla plastica. Ah, ho capito. Però se non dovete muovere il barattolo, perché giustamente loro pensano, se è una cosa che si muove è pericoloso affidare le uova a qualcosa che si muove. E quindi cercano un qualcosa di fermo. Ne troviamo parecchie fra guaine e culmi di graminace secche. Parecchie vuol dire che uno sta lì una giornata e trova 3-4 deposizioni. Quindi la deposizione avviene in tardo autunno? Dopo un evento di freddo, brusco abbassamento di temperatura. Ed è proprio, siccome questo insetto vive sta fino alla Norvegia, è il segnale che questo insetto ha. Sì, la sputacchina sta dall'Egitto fino alla Norvegia e dal Portogallo fino alle coste della Russia di fronte al Giappone. Siberia. Paleartico. E quindi lui che fa? Approfitta della stagione, quando capisce che sta per arrivare l'inverno, quindi brusco abbassamento di temperature, parte la posizione. Deve morire. Sa che deve venire dopo aver vissuto. Ma questo diciamo che è una conoscenza condivisa. Diciamo. Lo sfalcio delle erbe è fatto entro aprile? No, non entro aprile. Il controllo sulle erbe spontanee, il controllo meccanico, perché quella è un'azione insetticida. Ripeto, per la decima, per la centesima volta, non sono buone pratiche. Vi spiego perché. Perché le buone pratiche vanno benissimo in una situazione di agricoltura statica. Noi adesso invece incontreremo sempre di più situazioni dinamiche, ci arriverà tanta bella roba nel bene e nel male, e la sfida quindi è avere una risposta dinamica e funzionale. Quindi queste istruzioni che il 25 gennaio, noi quest'anno come gli anni precedenti, CNR, noi siamo tutti quanti appassionatamente uniti in questa vicenda, abbiamo dato i dati sulle prime nascite, sui primi adulti. L'intervento è funzionale al controllo del vettore in seconda, terza settimana di aprile, perché deve uccidere le ninfe di le penultime e le ultime ninfe. E si fa in questo momento perché fino a quel momento quelli che dovevano morire per cause naturali sono già morti e non ci sono più uova da schiudere, non ci sono più giovani. Quindi ha un senso di eliminare tutta la popolazione che sta per diventare adulta prima che diventi adulta. Qualcosa scappa sempre e per questo è previsto poi un intervento chimico contro gli adulti, almeno un intervento chimico contro gli adulti. Ma che senso quindi, praticamente perché si devono eradicare delle piante già morte? Eradicare è un vocabolo che io anche sto cercando di non usare più, perché l'eradicazione è anche un'operazione attraverso la quale si elimina un organismo da un territorio. E anzi dovrebbe essere un organismo un'area biogeografica, cioè io lo elimino da Ischia, ecco per fare un esempio, a Ischia è stata eradicata la mosca della frutta. Poi qualche turista è andato con qualche arancia, diciamo, mucuata e l'ha riportata. Quindi io quell'organismo su quell'area biogeografica, cioè una regione geografica con delle barriere intorno che impediscono alla specie di rientrare da sé. Eradication, questo è tra l'altro il termine dell'eradication che trovate sulla ISPM, glossario dei termini fitosanitari FAO, EPPO, quindi è il termine, io non so perché si usi eradication in inglese certe volte in modo improprio, perché bisognerebbe usare in questo caso uprooting o plant felling, cioè sradicamento, non eradicazione. E in italiano dovremmo usare lo stesso sradicamento oppure abbattimento, non eradicazione. Eradicazione è un'altra operazione. Il problema è che poi le parole si confondono e quando diamo messaggi, i messaggi sono confusi. Quando Dio volle confondere l'uomo troppo orgoglioso, che voleva costruire la Torre di Babele, confuse le loro lingue. Il linguaggio è cruciale per una società. Se non parliamo con parole, diciamo, sulle quali ci possiamo intendere, non andiamo avanti. Non si fanno costruzioni se non si parla la stessa lingua. Questo è, diciamo, è il messaggio.
Quindi sradicare le allora, piante. Allora, chi lavora in campagna sa benissimo che avere un corpo morto, senza offesa per, diciamo, quasi morto, significa tarli sul legno, che poi pasceranno e inevitabilmente avranno fame e dovranno andare a cercarsi qualche altra cosa. Significa ingombro, significa pericolo di crollo. Cioè, un albero secco è un pericolo biologico, funghi delle carie del legno che poi diventano estremamente aggressivi perché la popolazione di questi funghi cresce e quindi da qualche parte cercano di andare. Questa è una lezione che conosciamo bene, per esempio quando ci sono gli incendi a Castellaneta Marina, la prima cosa che si fa è abbattere tutte le piante toccate dal fuoco, perché sappiamo che quelle piante verranno infestate da scolitidi, che sono insetti che appunto cercano le piante morenti o quasi morte, però poi questi diventano miliardi e dicono io c'ho fame. Vado là. Siccome il meccanismo sulle piante morenti, è quello, la pianta morente non ha più linfa attiva. Sì. Moltissimi insetti vengono bloccati perché provano a entrare e vengono affogati. Ma questo va bene se ne entra uno, se ne entrano mille, i vasi conduttori sono bucati dovunque, quindi la pianta non ha più capacità di reagire. Quindi anche la pianta sana poi viene eliminata, viene uccisa quando non dovrebbe essere, quindi le dimensioni contano, questo, le dimensioni di popolazione contano. Lo sradicamento per questo motivo, non perché questi sono ancora serbatoi della... No, credo di no. Vabbè, comunque questo, diciamo, forse conviene un po' chiarire la questione delle norme imposte dalla Commissione europea. Allora, la normativa fitosanitaria prevede che quando entra un patogeno da quarantena, un patogeno, un parassita da quarantena, si debbano attuare delle misure obbligatorie per eradicare il focolaio e quindi impedirne chiaramente la diffusione. Si riferiva non alle morte, si riferiva credo di sì. E quindi in qualche modo la prima decisione prevedeva effettivamente questo. In realtà poi la stessa Commissione europea si è resa conto che in alcune aree del Salento, e poi dopo esteso a tutto praticamente il Salento, in realtà l'eradicazione era impossibile. Quindi chiaramente nel momento in cui una cosa non è praticabile, è inutile andare, perché stiamo parlando di oltre 2 milioni di piante in Salento, quindi non era praticabile. È stata delimitata la zona infetta e quindi nella zona infetta ad oggi non c'è nessun obbligo di abbattimento delle piante. I produttori possono volontariamente fare richiesta di autorizzazione per espiantare. Cioè, le danno le autorizzazioni oppure? Questo gli uffici stanno, fanno quello che possono. Fanno quello che possono, è una situazione veramente di emergenza per gli uffici, fitosanitari, eccetera. Immaginate cosa significa gestire anche il monitoraggio, che non viene più fatto in zona infetta. Tutta la zona infetta non viene più assolutamente monitorata perché non ha nessun senso. Sarebbero solo risorse buttate al vento. Quindi qui nel Salento non c'è obbligo di estirpazione di piante infette. Il produttore può volontariamente chiedere l'autorizzazione e abbatte perché vuole piantare una specie non ospite. Ad oggi non può piantare nessuna delle specie identificate come ospite. Non può piantare olivo, quindi non può piantare il leccino. No, non c'è stata la deroga. Si sta aspettando e si sta lavorando politicamente per ottenere la deroga all'impianto di varietà resistenti. Però ad oggi non si può piantare, non si possono più neanche vendere, per esempio, teoricamente rosmarino nei supermercati in zona infetta non si può vendere. A meno che non sia cotto. A meno che non sia cotto con pollo o pesce. E così nei garden, la poligala, così ci sono, tutti i vivai sono sotto controllo. Per quanto riguarda le specie ospiti, c'è questo divieto di piante. Quindi abbiamo la delimitazione della zona infetta, poi è stata creata un'altra zona, una fascia che viene chiamata di contenimento, che sono 20 km, ok, a nord chiaramente, e in questa zona di contenimento viene costantemente, cioè viene monitorata
è stata monitorata lo scorso anno, no, anche fino a, diciamo, quando è marzo, sì, marzo del 2017 è continuato il monitoraggio, e in questa zona vige l'obbligo di estirpazione delle piante infette, trovate infette, ma non vige l'obbligo di eradicare, a prescindere, diciamo, tutte le piante ospiti nel raggio dei 100 metri, ok? Poi abbiamo una terza zona, che è la zona cuscinetto, cuscinetto tampone, che è di 10 km. Lì, se si trova una sola pianta infetta, senza neanche campionare tutte le altre intorno, a prescindere vanno eradicate tutte le piante ospiti nel raggio dei 100 metri. Ed è il caso della pianta del distributore di benzina di Rosa Marina. Quella era al limite tra la zona contenimento e la zona cuscinetto, ma in zona cuscinetto. È stata trovata due piante infette nell'area di servizio, e lì sono stati eliminati tutti gli oleandri. Tutte, fortunatamente non c'erano grandissimi oliveti intorno, non c'era una zona di ville, però sono stati eliminati tutti quanti. Ma specie di chi, scusa, non per il proprietario? No, questo credo che siano state. Lì credo che sia intervenuto l'ufficio, sì, il servizio di sanità regione attraverso servizio di sanitario e ARIF. Quindi considerate due aspetti nettamente distinti della problematica. Qui in zona infetta abbiamo l'esigenza, anche dal punto di vista della ricerca, di trovare soluzioni di convivenza con la malattia. Invece sul fronte di avanzamento della malattia la priorità assoluta è bloccare l'avanzata. Per cui anche lì il controllo, anche ai fini del controllo del vettore, che ad oggi è l'unico sistema con cui il batterio si riesce a muovere. Il batterio non viene trasmesso attraverso attrezzi di potatura, non viene trasmesso attraverso materiale vegetale infetto. Viene trasmesso chiaramente con materiale che uno fa radicare una talea da una pianta infetta, la sposta chiaramente o innesta in questo caso. Materiali di morbici, motoseghe? Assolutamente no. No, ma questo sono sperimentazioni che sono state fatte, verificate negli Stati Uniti, dove la malattia viene studiata da oltre un secolo. Non viene assolutamente trasmesso se non con il vettore. E quindi le macchine che triturano la legna, quelle che vanno al ceppato, per esempio. No, assolutamente. Sì, sono stati trasportati, andremo a vedere Oria. Quindi tanto integro e correggo, grazie. Io capito si parlasse di piante morte, le piante vive sono piante serbatoio, quindi devono essere, al di là di qualsiasi considerazione, tagliate, abbattute il prima possibile. Cioè, ogni parte verde va eliminata. Nel momento in cui tagliate, la pressione negativa nei vasi xilematici crolla, perché entra aria sostanzialmente, e il vettore non se ne nutre più. Quindi prima ha parlato di riduzione del vettore a una percentuale accettabile di contenimento. Sì. Lei pensa che sia solamente un'ipotesi di scuola o realmente fattibile? Stiamo parlando di cose da fare. Da fare non realmente fattibile. Considerate che una lavorazione, cosiddetta lavorazione del terreno, cioè questo intervento meccanico di uccisione degli stadi primaginali, uccide minimo il 75%, fatta male. Ma dovrebbe essere fatta a tappeto, questo intendo. Signori miei, l'agricoltura non è un hobby. Se faccio io su 50 ettari, poi ci sta 50 ettari. Attenzione, non è 50 ettari, già mi piace, perché il rientro dai margini, dai bordi, dai confini di quest'area nei 50 ettari e a questo punto diventa favorevole, perché lo fa. Il problema è che ha un ettaro. Se c'è quello che c'è all'ettaro accanto e poi le altre 50 aree poi relativamente ai miei confini ho dei canali molto belli con una macchia mediterranea bellissima che contengono, diciamo, anche il canale, nel senso che creano l'argine, e delle querce molto belle, molto. Questa tipo che sia della quercia, non mi ricordo che varietà di quercia è. Ma le querce, c'è stato un primo allarme che poi c'era il primo allarme 3 anni fa, per cui ho potato le querce e poi ho lasciato stare. Tutta la macchia mediterranea per 3-4 km intorno alla proprietà
devo eliminarla completamente, quindi parliamo di, che posso dire, di bacche, di mirto. Che varietà c'hai? Fittocellina di Nardò, il 99. Quindi tutto suscettibile. Innestare il prima possibile. Innestare il prima possibile. O devo fare prima le analisi e vedere se... No, io non perderei troppo. Questa, diciamo, se noi siamo... Allora, la malattia è letale. Quando una malattia è letale, il danno è essenziale. Cioè, non c'è una parzializzazione del danno. Questo è un altro aspetto che a me ha stupito. Quando ragioniamo sulle piante ortive, ragioniamo, insomma, il danno, quanto è il 20%? Quanto costa tamponare il danno? Mi costa il 10% del reddito. Vabbè, allora lo faccio perché ovviamente è economico. Però... A fine ciclo la coltura fine si riprende da zero, le piante erboree accumulano il danno, quindi già il ragionamento è diverso, perché io quando faccio un intervento sanificatore oggi lo proietto anche nel futuro come effetto positivo. In questo caso la morte della pianta possiamo dire che è certa. Quindi, la morte della pianta è certa, quindi significa che io potrei fare delle spese infinite per evitare questa morte. Però, proiettando il reddito da qui a 1000 anni, voglio dire, il reddito della pianta. Siccome nello specifico c'è questa opportunità, possiamo dire, questo quasi miracolo forse, no? Che permette di, in un paio d'anni, in 3 anni, di innestare in modo, diciamo, furbo, cioè non tagliare a zero e fare corone o cose del genere, ma gradualmente passare da una varietà all'altra, anche considerato che l'operazione di potatura severa provocano nella pianta una risposta vegetativa, la risposta vegetativa attira più vettori, quindi bisogna anche vivere equilibrati. Quindi, avendo questa possibilità, io inizierei seriamente a ragionare dicendo, non so, innesto il 30% delle branche quest'anno, il 30% l'anno prossimo. Cioè il 30% su tutta la proprietà? Sì, perché con le piante... Il 30% per pianta su tutta la proprietà, quindi non... Vogliamo fare il 20% un piano a 5 anni? No, sto dicendo una percentuale X, cioè... Su ogni piano. Fare un piano di previsione per passare alla varietà nuova in un tempo ragionevole. Perfetto. Senta, cioè prima che muoia.